contenti i turisti e i cittadini residenti nei comuni limitrofi, ma non i residenti che hanno formalizzato il rinnovamento dei rispettivi abbonamenti sino al 31 ottobre scorso. Con queste contrapposte prese di posizione è stata salutata così la recente decisione della Giunta Municipale di Gaeta che ha liberalizzato la sosta a pagamento. Niente strisce blu dunque sino al 29 febbraio 2016, dopo la scadenza della proroga alla cooperativa Blue Gaeta e in attesa che venga reso noto l'esito dell'appalto quinquennale. L'amministrazione comunale inizialmente aveva pensato di attribuire l'incarico della gestione del servizio della sosta a pagamento al comando di polizia municipale, ma l'esiguità dell'organico a disposizione del comandante Mario Renzi ha fatto declinare la proposta. Per il sindaco Cosimo Mitrano questa liberalizzazione invernale vuole venire incontro alle richieste dei cittadini e in particolar modo delle istanze delle varie categorie economiche impegnate nel commercio, nella ristorazione e dei servizi. Si parla sempre di destagionalizzazione, di interventi che incentivino e che siano dei attrattori verso la città di Gaeta e abbiamo pensato che un intervento può essere quello di far sentire liberi coloro che vengono a visitare la nostra bellissima città, quindi questo riguarda sia tutta la popolazione limitrofa, sia i turisti che ci raggiungono il fine settimana nella nostra bella città, di farli sentire liberi e quindi non avere l'onere del parcheggio. Quindi nei 4 mesi invernali dove si sente maggiormente la crisi, dove si sente maggiormente la minore presenza da parte di turisti, ovviamente abbiamo liberalizzato e quindi consentiamo ai turisti di venire. Il sindaco Mitrano risponde poi alle critiche più utili per il fatto che il comune ha incassato sino al 31 di ottobre gli introiti degli abbonamenti dei residenti e dei professionisti non residenti, quando invece era già stata decisa la liberalizzazione della sosta. Gli abbonamenti dei residenti non c'entrano nulla, neanche dei professionisti, quindi questo viene strumentalmente e artatamente montato per creare sempre polemica su ogni intervento.